Match betting, argomento trattato moltissimo sul canale nell'ultimo periodo principalmente, ed eccoci a fare un bel video domande, risposte, FAQ, Q&A, chiamatelo come volete. Uno di voi su Instagram mi ha dato questa geniale idea, brillante idea di fare questo video, quindi ho detto perché no, ho fatto un sondaggio, ho chiesto delle domande su Instagram, quindi seguitemi se ancora non lo fate, e appunto mi avete risposto in moltissimi, ed eccoci qui a rispondere a tutti. E se non risponderò a tutti perché siete moltissimi e molte domande erano più o meno simili, quindi le ho racchiuse in una unica. Prima di iniziare però ti voglio dire, siamo a 4.100 iscritti, grazie mille. Ho iniziato una sfida con la mia ragazza, lei dice che è impossibile che io arrivi a 5.000 iscritti entro fine anno, quindi che ne dite di aiutarmi? Basta cliccare il tastino iscriviti per un futuro migliore. Prima di iniziare con il video, come al solito ti ricordo di schiacciare e distruggere il tasto di mi piace, perché mi aiuteresti moltissimo a crescere il canale e far arrivare questo video a più persone possibili, che così per ogni dubbio che hanno le persone in questo video troveranno una risposta. Iniziamo subito con la prima domanda. Subito una bella piccante: con solo i bonus ricorrenti quanto si riesce a fare al mese realmente, visto che comunque sono piuttosto bassi i bonus? Appunto, una volta finiti i bonus di benvenuti ci saranno i ricorrenti che ci porteranno il guadagno. Questo è uno screen che ci dice quanto si guadagna con NinjaBet, e vediamo che la maggior parte degli utenti va dai 250 euro netti al mese a 800 e oltre. Comunque, facciamo che tu vuoi dedicare pochissimo tempo, tranquillamente ti puoi portare proprio zero, proprio veramente pochissimo tempo, 50-100 euro netti al mese abbastanza garantiti, perché se dedichi un'ora al mese questi soldi puoi farteli tranquillamente. Poi i bonus sono bassi, io sono dentro al gruppo Telegram di NinjaBet, comunque per NinjaBet lo sapete ormai, link in descrizione, prima guida gratuita 9 euro gratis, poi abbonamento, ma ne parliamo meglio durante il video. I bonus ricorrenti sono molto bassi, ogni giorno ci sono un sacco di bonus, veramente, li trovate sia su NinjaBet nella sezione bonus ricorrenti, ogni giorno vengono aggiornati, sia sul gruppo Telegram, così vi arriva direttamente la notifica sul cellulare, ce ne sono veramente un sacco ogni giorno, variano, alcuni sono di 5 euro, alcuni di 10, addirittura altri 50, ci sono comunque bonus interessanti. Quindi, per rispondere alla domanda in modo concreto, se dedichi pochissimo tempo, secondo me potresti arrivare tranquillamente ai 100 euro al mese, che ti ripagano l'abbonamento, ti ripagano qualche spesuccia, però potresti tranquillamente portarti anche 250 al mese e oltre, con solo i bonus ricorrenti. Io non riesco a trovare l'odds matcher, mi puoi aiutare per favore? Allora, l'odds matcher lo trovate in qualsiasi guida di NinjaBet, praticamente c'è scritto vai all'odds matcher e basta cliccare quel link. Però, se tu non vuoi fare una guida oppure stai facendo qualcos'altro e devi cercare l'odds matcher su NinjaBet, vai nella sezione strumenti, premium e odds matcher, tranquillamente. Alcuni bonus impiegano alcuni giorni ad arrivare, posso fare altri bonus nel frattempo? Certamente, se hai i soldi a disposizione puoi fare più bonus contemporaneamente. Io ho fatto così inizialmente perché appunto mi facevo 3, 4, 5 guide al giorno quando dedicavo più tempo. Poi, se hai poco capitale, quindi devi aspettare ogni volta che finisci una guida, che la finisci, così prelevi e poi ne inizi un'altra, hai questa limitazione, ci metterai un po' più tempo. Ed è per questo che nel video che vi lascio nelle schede, dove ho detto quanti soldi servono per iniziare, se avete poco capitale, ovviamente andate più con calma, più lenti, perché guadagnerete in modo meno rapido, appunto perché dovete aspettare i tempi dei vari bonus, che possono essere immediati il giorno dopo, una settimana dopo, dipende dai vari siti, sono pochissimi quelli che ce l'hanno una settimana dopo, però se avete più budget a disposizione è ottimo, ne fate più contemporaneamente. Cosa ne pensi del multi-account? Si può fare? Il multi-account non è semplice come sembra e non sono neanche sicuro al 100% che sia legale, però vi vado a spiegare un minimo che cos'è, se si può fare o no, e poi magari ci faremo un video più approfondito che è meglio. Multi-account dal nome più account, quindi noi gestiamo contemporaneamente più account, facciamo con più account gli stessi bonus e portiamo a casa più guadagno. Per fare questo dobbiamo avere più dati di persone, quindi o magari genitori o magari parenti o chi per noi. Però è da tenere in considerazione una cosa, infatti molti siti non accettano persone con la stessa residenza, quindi io non potrei tranquillamente usare i dati di mia madre, mio padre, mio fratello, perché viviamo tutti nella stessa casa. Però in teoria potrei usarli della mia ragazza, perché non viviamo insieme, cugini e altri parenti, vari amici. Ma c'è un altro errore, problema, ovvero l'IP. Infatti molti siti vedono lo stesso IP e dicono «Eh no, perché lo stai facendo tu dallo stesso computer, dallo stesso indirizzo IP?» Quindi si potrebbero usare i VPN, ma ancora, molti siti beccano che stai usando un VPN e non ti danno il bonus. Quindi, per ora evitiamo l'argomento multi-account. Più avanti, magari dove anch'io personalmente mi informerò meglio se è lecito o non è lecito, ci farò un video più approfondito. Se vi interessa, comunque, fatemelo sapere nei commenti e distruggete il tasto di mi piace, così capisco che volete nuovi video sul matched betting. Quanto si guadagna con il matched betting? Come ho detto nello screen che vi ho fatto vedere prima, dai 250 agli 800 e oltre la maggior parte degli utenti. Comunque, la 60% 250, 30% 500 e 10% degli utenti 800 e oltre.
comunque sono delle medie appunto degli utenti di NinjaBet, quindi tranquillamente perché tu non dovresti rientrare in queste cifre, puoi anche fare molto di più, dipende sempre dal tempo che ci dedichi, dal tuo capitale. E questi soldi vengono considerati netti perché non sono da tassare, infatti i guadagni sono derivanti da scommesse, anche se noi non faremo gioco d'azzardo, e quindi non saranno da tassare, fantastica questa cosa, e inoltre non saranno nemmeno da dichiarare nella dichiarazione dei redditi o nel 730. Secondo te bisogna iniziare subito o è qualcosa che va fatto lentamente? Ognuno, in base al suo tempo libero e tempo che vuole impiegare al matched betting, può fare quello che vuole. C'è chi ci vuole mettere un paio di ore al giorno, un'ora, due ore, c'è chi ci vuole mettere uno o due ore a settimana, uno o due ore al mese, che sconsiglio inizialmente perché appunto è meglio fare un paio di ore a settimana piuttosto, però ognuno ha i tempi limitati in base a quello che fa nella vita. Comunque puoi fare tu lentamente, portarti a casa 250 euro al mese tranquillamente, o spingere, portare 500, 800 o oltre. Hai mai usato altri siti? Qual è il migliore? Io personalmente ho utilizzato solo NinjaBet, però ho chiesto ad amici che hanno fatto matched betting con altri siti da 3 anni, eccetera, eccetera, hanno usato sia NinjaBet che altri siti, si sono sempre trovati benissimo con NinjaBet ed è anche il migliore, me l'hanno consigliato, io l'ho testato ed è per questo che lo consiglio, perché è il migliore in circolazione. Poi perché no? Se in futuro vuoi o volete che faccia un video sul matched betting in un altro sito, me lo fate sapere nei commenti e così lo proviamo insieme. Farei vedere qualche operazione più complessa, tipo rollover. Sì ragazzi, ho già fatto una guida che vi lascio qui nelle schede su come si fa una guida base, appunto. Scommetti euro, ricevi euro, che è quella base. Più all'interno di questa c'era anche una scommessa a casinò, quindi lì vi ho spiegato anche un minimo la scommessa a casinò. Se vi piacciono i video sul match betting, distruggete il tasto dei mi piace così so che ne volete altri e continuerò a portarli sempre con guide più approfondite. Quindi farò magari delle guide sui rollover, sulle multiple, eccetera eccetera, per spiegarvi passo passo come le faccio io, come vanno fatte. Perché NinjaBet già le spiega, ma c'è chi magari non capisce appieno le guide, anche se la vedo dura, visto che sono spiegate passo passo con gli screenshot in modo dettagliato. Però se volete una mia versione così la vedete, siete più sicuri perché vedete che la faccio io insieme a voi, può essere fattibile, quindi fatemelo sapere nei commenti. Vorrei iniziare, ma ho paura di sbagliare. Ci sono rischi? No, assolutamente, nel matched betting non ci sono rischi di perdere soldi. L'unico problema è, o rischio, è l'errore umano. Quindi o noi che vogliamo fare i fenomeni e diciamo no, ma Inter Milan, per esempio, vince il Milan perché lo tifi, qualcosa del genere. Non funziona così, non è gioco d'azzardo. Lascia perdere queste cose, perché poi se perdi soldi, mi è capitato di gente che mi ha scritto molti veramente, ho sprecato i bonus perché ho fatto delle scommesse, perché pensavo di vincere. Ragazzi, il bonus è il vostro guadagno, se voi lo scommettete state perdendo, è come se vi arriva lo stipendio, voi lo scommettete, perdete, basta, avete perso, i soldi non ce li avete più perché avete perso il vostro guadagno. Quindi il bonus tenetevelo caro perché è il vostro guadagno, poi col bonus ci fate quello che volete, o lo reinvestite nel matched betting per fare altri guadagni, o lo spendete per le cose vostre che vi servono, le bollette, le cavolate, le uscite, qualsiasi cosa. L'errore umano sta anche nel fatto che NinjaBet ti dice fai A e tu fai B. Perché controlla sempre, infatti può essere che fai un errore, ma controlla. Non avere paura, tranquillamente, ci sono un sacco le guide su NinjaBet che vi aiutano, c'è l'assistenza live, ci sono io, quindi non preoccupatevi, non abbiate paura. Perché dovrei pagare l'abbonamento? Non posso fare tutto io? NinjaBet ti offre tutti i bonus di benvenuto ordinati in modo crescente, in modo chi ti paga di più, nella semplicità ti spiega come fare. I bonus spesso vengono anche aggiornati, quindi se tu vuoi farlo per conto tuo, puoi cercarteli tutti, impazzisci, però ogni volta vanno aggiornati, quindi dovresti stare sempre a controllarli, perché spesso capita che i siti li aggiornano e NinjaBet ti aggiorna sempre le guide. Inoltre, NinjaBet ha anche l'odds matcher con tutte le quote in ordine delle partite. Tu, magari con Excel, se sei un mago, potresti fare una cosa simile, ma non avresti tutte le quote più semplici, migliori, e NinjaBet ti offre un servizio completo al 100%, anche per questo lo consiglio perché è ottimo, altrimenti non lo consiglierei, e lo utilizzo, mi trovo benissimo. Poi l'abbonamento non è che costa chissà quanto, mensile e basta 20 euro, semestrale 16 al mese, annuale 12 al mese, tu te lo ripaghi tranquillamente, puoi farti l'annuale, ti costa 12 euro al mese e con una scommessa te lo sei già ripagato. Però questo sta a te, ovviamente ci sono alcune persone che per loro leggi, cose, non vogliono pagare abbonamenti, anche se sono abbonamenti che ti fanno guadagnare altri soldi, però ognuno è libero di fare quello che vuole. È sicuro inserire i nostri dati nei vari siti? Non c'è rischio hacker? Sono siti regolamentati, tutelati, quindi non preoccupatevi. Il rischio hacker ci potrebbe essere in qualsiasi sito, YouTube, Facebook, Instagram, qualsiasi sito potrebbe avere un attacco hacker. Sta alla base del sito avere una bella sicurezza e comunque, essendo siti dove ci sono dentro soldi, sono molto controllati e sicuri, quindi tranquilli. E inoltre ci sono i vostri dati che sono
tutelati. Affiancare le SureBet è conveniente? NinjaBet, oltre al servizio Matched Betting, offre altri due tipi di abbonamento, se non sbaglio. Uno è il Ninja Sure, con le SureBet, Middle e quant'altro, e Ninja Trading. Ninja Trading ne parleremo molto più in là perché non sono guadagni garantiti, quindi finché non sono guadagni garantiti lasciamo stare. Ninja Sure ha guadagni garantiti e non c'è limite di guadagno, quindi una persona più tempo ci dedica, più soldi ci dedica a questo, più soldi ha ovviamente a disposizione, più ha potenziale di guadagno. Parlerò in un video più approfondito più avanti sul SureBet se vi interessa. È comunque un ottimo metodo da affiancare al matched betting, anche se vi consiglio di iniziare ovviamente con tutti i bonus benvenuto. Quando li finite potete pensarci. Comunque su NinjaBet potete trovare le guide gratuite sul Ninja Sure e poi ovviamente quelle a pagamento se fate l'abbonamento, ma quelle gratuite già vi spiegano un po' che cos'è, ma prima fate le offerte di benvenuto perché quelle sono per iniziare. Se devi iniziare, inizia con quelle. Per altre domande, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti, che sono più che felice di portarvi altre domande, altre risposte, qualsiasi cosa che volete. Seguitemi anche su Instagram, perché è lì che mi avete fatto la maggior parte delle domande. Quindi per un video futuro, magari un FAQ 2 sul matched betting, un Q&A, qualcosa del genere, chiederò magari la maggior parte delle domande lì, oltre a quelle che mi fate qui sotto nei commenti. Per qualsiasi dubbio, ovviamente, scrivetemi. Lasciate un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo, come vi ho già detto, perché mi aiutereste moltissimo a crescere il canale. E l'obiettivo 5.000 iscritti, quindi per favore iscrivetevi, così entro fine anno distruggiamo anche questo grandissimo traguardo tutti insieme. Per il video di oggi è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!